È staccato, forse. Ecco, ok, adesso va. Si era staccato sotto. Molto bene, direi di partire. Da dove avevamo lasciato, questo è il livello che... Questo qua è un salvataggio che ho usato per fare un pezzettino, per prendere un pezzettino per il video di Deep Lore che è uscito ieri sera. Spero l'abbiate visto. Grazie Alphonse Eric che ci stai ospitando, molto gentile. Allora, eravamo a casa di Iris, però era notte. Strano che ci siano i raggi solari, vabbè. Dobbiamo... Dobbiamo andare da... No. Dobbiamo andare al settore 7 e tornare dagli altri. Quindi ci incamminiamo. Abbiamo lasciato Iris a casa sua, invece no. Ci ha preceduti. Vedo che ti sei alzato presto. Ciao Dario! Hai detto che sarebbe stato pericoloso, non posso portarti con me. Hai finito? Dobbiamo attraversare i bassi fondi del settore 6 per andare al settimo cielo di Tifa, che sarebbe il Seventh Heaven. Farò da guida io, andiamo, avanti. C'è un po' di lag della telecamera, aspetta che provo a spegnerla e riaccenderla. Ok, un po' meno, un po' meglio, ma... Ti farò da guida... Avanti, andiamo. Ma come? Ci è rimasto un po' male. Vabbè, fa spallucce e va. Ci dirigiamo quindi in direzione settore 7. Intanto qua c'è un po' di grumenta disarcionata. Neanche un combattimento ci è capitato. Il cancello per il settore 7 si trova là in fondo. Capito? Beh, immagino che ci separiamo qua. Ce la farai a tornare indietro da sola? Che faresti se ti dicessi: oh no, non ce la farò mai. L'accompagno a casa, andiamo al settore 7 insieme. Bene, come sempre, il primo che in chat ha voglia di tra i sub. Il primo che ha voglia di... Ma mi sa che c'è solo Ale tra i sub qua. E Daria Mod. Aleino e Dani non si vedono. Luke non si vede. E non so se lagga, ma non mi state scrivendo, quindi... La 2! Ciao David! Andiamo a settore 7 insieme. A me va benissimo, ma non riesco di essere di troppo. In che senso? Niente. Facciamo una pausa? Madonna, mi ha fatto 10 metri. Aris, sei seria? Questo parchetto è parchetto... Che chi ha giocato Crisis Core ricorderà molto bene, primo appuntamento con Zack, ma anche il primissimo trailer, teaser del remake, le prime immagini che si vedevano erano di bambini che giocavano in un parchetto e il parchetto era esattamente questo qui. Quanti ricordi? Non riesco a chiedere che sia ancora qui. Madonna, non ci sei mai più venuta. Cloud, vieni qua su. Ti
Che poi è sbagliata questa cosa, perché lei in realtà di qua ci passa, perché per andare sul piatto della superficie di Midgar, lei era a vendere i fiori in superficie all'inizio del gioco, lei passa dalla stazione di settore 7, quindi per forza di cosa c'è passata da qua, a meno che non sia passata da qualche altra parte. Però la più vicina, come dirà Elmira più avanti, anzi Elmina, perché è giusto che sia Elmina la traduzione. Che classe eri tu? Classe? La tua classe in Solder? Ah, io ero prima classe. È stato un flash strano. La stessa. La stessa di chi? Del primo ragazzo a cui mi sono davvero affezionata. Stavate insieme? Non proprio, però mi piaceva. Ed è qua ci sono le grosse incongruenze con la compilation, perché in Crisis Core, insomma, stavano abbastanza insieme loro due, no? Almeno così sembra. Mi ricordo la quantità di lettere che Iris ha mandato a Zack, però erano tante, no? Quarantina, se non sbaglio. No, una sessantina, se non sbaglio. Forse lo conosco, come si chiama? Ormai non ha più importanza. Chissà cosa sarebbe successo se gli avessi detto il nome. Dex, secondo te quali potrebbero essere i pensieri di Cloud in questo momento? Anche a proposito di Iris. Ma Cloud in questo momento ha la psiche di Zack completamente sovrapposta alla sua, quindi... La psiche però, non i ricordi ovviamente, quindi... ma quella non è... Tifa. E Cloud non è mai stato protettivo di suo. Questa è una cosa che invece ha ereditato, tra virgolette, da Zack. Quindi la protezione che ha nei confronti di Iris ce l'ha per quel motivo lì, probabilmente. Però la ragazza in quella carrozza era Tifa. Secondo te dove stava andando? E poi era vestita in modo strano. Vestita un po' succinta, diciamo così. Aspetta, ma... Ciao Skynote, benvenuto. Benvenuta. Cosa ti ha chiesto? Ma questo è un cesso. Ed eccoci qui, arrivati al main event di questa sera, il Wall Market, signori. Ah, grazie mille, Last Fox. Benvenuto, grazie per la sub. Benvenuto o benvenuta. Magari sbaglio, perché non si capisce tanto dai nick, spesso e volentieri. Questo posto è pericoloso, specialmente per una ragazza. Dobbiamo trovare Tifa in fretta. E molto bene, sentiamo cosa hanno da dire questi cittadini. Ehi voi due, perché non fate un salto qui da noi? Abbiamo dei letti fantastici, dovreste provarli. Eccoci, subito Love Hotel. Ehi amico, certo che è una gran bellezza la tipa che ti porti dietro. Portala dal Don, farà un vero affare. Traffico di esseri umani, così buttato dentro a caso. Non riesco proprio a decidermi. Di cosa sto parlando? Non farmelo dire ad alta voce. Parlo del locale qui in fondo. Che locale ci sarà mai di qua? Ed eccolo qua, l'Honey Bee Inn, che probabilmente avrà tradotto Kaledor. Ah, che Kaledor, tra l'altro, che confermava, mi ha confermato che Rino non parla in siciliano, che li ha messi al posto dei suoi classici zotto che mette in giapponese, che ha questa parlantina e questo tic di mettere zotto in fondo alle frasi. Quindi è più un tic, più un vezzo suo, piuttosto che un A e un E tipicamente siciliani, come li avevo erroneamente letti io. Cielo, entrare o non entrare? Ve lo ricordate Johnny che era partito per guardare il mondo? Ah, so essere così poetico in momenti come questi. Basta, mi arrendo. Oh, ma tu sei... Cosa? Anche tu? Già, anche io.
non mettermi al tuo livello. Vai ragazzi. 1, 2. Due, perfetto. C'è un NPC che sta tirando testate. Pedate più che altro. Ecco, vedi, ci ho pensato e ripensato e ho deciso che questo posto sarebbe stato il mio ultimo ricordo di Midgar. Ma c'è quel tizio lassù che mi spaventa. Credo ce l'abbia con quello che prende a calci qualsiasi cosa. Non funzionerà mai, non arriverò da nessuna parte così. Non con questo lavoro e questo stipendio. È fuori dalla mia portata. Cosa c'hai tu da tirare testate? Ehi, idiota, che diavolo vuoi? Non vedi che sono occupato? Sparisce, saranno dolori. Mi ha anche sputato. L'ha fatto di nuovo. Vabbè, smetto perché sennò, guarda, continua a sputare dappertutto adesso. Benvenuto. Anche un perdente come te può incontrare la ragazza dei propri sogni qui, all'Ape Regina. L'Honey Bean, Ape Regina. Honey Bean. Sarebbe l'hotel di miele delle api. Però Honey Bee è l'Ape Regina? Anche forse, volendo. Conosci una certa Tifa? Non sono interessato a un posto del genere. Chiediamo di Tifa, giustamente. Ehi, sei ben informato. Tifa è la nostra ultima arrivata. Ma ti dice male, sta facendo un colloquio al momento. Qui all'Ape Regina è tradizione che tutte le nuove ragazze facciano prima visita alla, alla villa di Don Corneo. Don Corneo è un famoso scapolone, è un pappone, altro che. Ed è anche un grande annaiolo. Ma ora ha deciso di sistemarsi ed è in cerca di una moglie. Come giustificare il prima noctis di Don Corneo? L'Ape Regina è un club riservato, sono spiacente, ma devi andartene. Vabbè. Sappiamo che è andata da Don Corneo. Per cui noi, scusate, ci dirigiamo verso il Don. Sono belli i gatti, vero? Anche se questo mi sembra un po' troppo grande. Questo è grande? Vabbè, sì, che zitta, non è grosso. Cosa hanno da dire? Ehi, amico, certo che una grande. Ah, vabbè, questo ci ha già parlato, sta facendo il giro. A chi entra ora diamo un buono della farmacia in omaggio. Hai capito? Oh, cosa dovrei fare? Dovrei comprarlo? Allora, intanto direi già che ci siamo di farci un buon pasto caldo. Benvenuto, si sieda pure dove preferisce. Direi l'unico posto che c'è. Allora, carne alla griglia, sashimi o piatto del giorno, signori? La carne alla griglia è... Sì, non è yakitori, è yakiniku. I'm waiting. Now loading. La 3. Grande David, velocissimo. La 3, piatto del giorno. Un piatto del giorno arriva. Pagamento in anticipo, prego. Sono 70 kill. La ringrazio, aspetti solo un momento. Bello. Per noi attesa, ecco a lei, sembra esserci un pesce, non so cosa sia. Puntini, non era male, non faceva per me. Di nuovo, scelta a voi ragazzi. L'Honey Bee è ape mellifera. Mellifera, non sapevo neanche fosse un termine che esistesse. Questo è Caledor che mi manda... Ciao Caledor, intanto ti saluto, che mi manda le robe in... commenti da live. Sì, Crisis Core ha fatto un retcon totale del rapporto Zach-Iris. Sì, esatto. L'Honey Bee è ape mellifera. Nel documento lo spiego che ape regina è una libertà che mi sono preso. Ci sta, perché mi dava più l'idea di un locale adulto. Sì.
È che il miele è molto honey, è molto sia confidenziale che anche un po' volendo, anche sessuale, nella lingua inglese. Per quello miele ci sta, anche nella nostra in realtà. Viscidume del miele, ma non lo so, è un po'. Boh, però ci sta. Complimenti a Caledor, avrei reso felice moltissime persone che non masticano bene l'inglese. Vabbè, sicuramente ha reso felice noi che stiamo godendo di questa traduzione, che tra l'altro è fatta con criterio, ecco. Però non mi state dicendo. Ah, i puntini, ok. E il buono? Non me l'ha dato. Dovrò rispendere i soldi dopo, ce li ho, ho voglia. Allora, andiamo dal Don. Non possiamo fare nulla per tutta questa immondizia. Appartiene al proprietario del negozio d'armi. Quello passa il tempo a raccogliere roba per poi ammucchiarla qui. Ah, quel negozio che ha un carro armato parcheggiato fuori? Ma guarda, questo per esempio è completamente inutile. Ok, di nuovo la stessa linea di dialogo. Questo che tra l'altro non si capisce cosa sia. Cos'è sto robo qua? Ci sono dei kanji scritti sopra, ma non si riescono a leggere bene. Carro armato parcheggiato fuori sarebbe sta roba qua. Pezzi di carro armato più che altro. Qua c'è un braccio meccanico che si vedeva anche fuori, qua c'è una marmitta, un altro braccio, dei cannoni. Vabbè, andiamo dal Don. Quanto è bellino sto ristorante. Questa parte qua l'ho sempre adorata, della zona limitrofa alla Magione del Don, col tubo catodico, col segnale morto lì che va. Beh, è bellina, è veramente super Blade Runner sta parte qui. Con questi chioschetti che fanno cibo, no? Tutti in stile molto cinese, il gong messo lì a caso. Perché ci deve essere stato un Matsuri. Questa è tutta roba tipica da Matsuri. Abbiamo visto nel trailer del remake, abbiamo visto Iris vestita col vestito rosso, i capelli sciolti e dietro i fuochi d'artificio. Quindi molto probabilmente nel remake, nella parte del World Market, ci sarà il Matsuri attivo e sarà una ficata estrema. Questa è la residenza di Don Corneo, l'uomo più potente del mercato delle mura. Stammi a sentire, al Don non piacciono gli uomini, quindi. Oh, mica male la ragazza con te. Ehi, perché tu non entri e vai a conoscere il Don? Ah, così è questa la villa del Don. Andrò a dare un'occhiata. Dirò a Tifa che ti trovo qui. No, non esiste proprio. Molto stretta, eh sì. Perché no? Questo posto è. Beh, lo sai, no? Allora cosa vorresti fare? Entrare con me? Sono un uomo io. Se irrompessi là dentro, alzeremo un gran polverone. Iris già ride. D'altro canto, non posso nemmeno lasciare che tu vada da sola, però. Questo è Cloud che fa. Think, come Winnie the Pooh. Perché la posa è quella. Prima dovremmo assicurarci che Tifa stia bene. Che hai da ridere, Iris? Claudio, perché non ti travesti da donna? È l'unico modo, mi dispiace. Lapidaria lei. Cosa? Puoi aspettare un attimo, vado a chiamare una mia amica carina. Iris, non funzionerà mai. Sei preoccupato per Tifa, no? Forza allora, dobbiamo sbrigarci. E inizia così la quest più bella di questo gioco. Chiaro di Luna, grazie per la sub. Benvenuta. Benvenuto anche qua, non so. Identificatevi. Allora, era questo, sì. No, questo è il bar. Madonna mia, tempi di caricamento zero. Un bacio a te, grazie per esserci e grazie mille per la sub. Mi scusi, vorrei un vestito, per favore.
Ci vorrà un po' di tempo, le va bene lo stesso? Qual è il problema? Ecco, mio padre è un po' in crisi ultimamente ed è lui il sarto. E dov'è suo padre ora? Probabilmente sarà al bar a ubriacarsi. Quindi sta dicendo che senza suo padre lei non può farmi il vestito? Temo che sia così. Siamo in una situazione difficile. Ah! Un momento, signorina. E se mi aiutasse a riportarlo qui? Perché no? In fondo, se non faccio nulla, non avrò il mio vestito, giusto? Guarda come Cloud si guarda intorno, tutto... Veramente, sarebbe fantastico se riuscisse a convincere quel vecchio pazzo. Io non so più che fare con lui. D'accordo, d'accordo, farò del mio meglio. E c'è una marinaretta, tra l'altro, qua in alto a... C'è un tuxedo... Allora, abiti casual. Un tuxedo con un papillon rosa, una marinaretta. Tipicamente anni 90, tra l'altro, come taglio questa divisa scolastica. E un vestitino rosa, molto Lolita style. Poi di qua c'è un'altra marinaretta, sempre molto anni 90, con una lunga, maniche lunghe, viola, questa col fiocchetto un po' più a largo, mentre quella di là c'ha proprio la cravattina blu, dritta. Qua ci sono, vabbè, uno specchio, sì, è uno specchio perché c'è il riflesso con i boot e noi non ci riflettiamo, però vabbè, era anche il 97. Bene, andiamo nel bar a raccattare il papà di questo qua. Sono un'orgogliosa videogiocatrice. Oh, molto bene, Chiaro di Luna. Ci fa piacere, benvenuta quindi. Entriamo nel bar e raccattiamo il papà, che è questo qua. Cacoppola, in doppa. Mi scusi, lei è il padre del ragazzo che lavora alla boutique? Sì, la boutique è mia, ma io non sono tuo padre. Anzi, questa era... Sì, la boutique è mia, ma io non sono tuo padre. Perché è ubriaco. No, volevo dire che... Fammi un vestito. Bello, secco, diretto, Cloud. Non faccio abiti da uomo e comunque ora sono occupato. Cloud, lascia fare a me. Perché non mi aspetti lì, nell'angolino? Prendi qui qualcosa da bere, magari, eh? Via, ciò. Via dal cazzo. Mi scusi, signore. Ecco, il punto è questo. Il mio amico ha detto che vorrebbe provare a vestirsi da ragazza, almeno una volta. Quindi mi servirebbe un abito carino per lui. Cosa? Un tipo duro come quello? Insomma, che ne pensa? Molto interessante. In fondo mi stavo annoiando a fare sempre abiti normali. Vi piace la voce della vecchia ubriaco? Iris è la mamma di Cloud. È la mamma e Cloud il figlioletto rompiballe. Sì, assolutamente. Ah, Cloud si è convinto instant alla fine per il vestito. Sì, più che altro non ha scelta, non ha alternativa. Iris ha un carisma quasi paranormale, in senso che riesce, non so se è perché è una setra o per indole naturale, però riesce veramente a convincerti istantaneamente, cioè a un tiro sui dadi, se fosse D&D che farebbe sempre 20, sempre critici sul raggirare. Allora lo farà? Ma sì, perché no? Come lo vorresti? Eloquenza 100. Qualcosa di leggero. Allora, questa la faccio io perché so. Qualcosa di soffice e che risplenda. Così abbiamo il miglior vestito in assoluto. Sì, ho capito. Sai, ho un amico con i suoi stessi gusti. Andrò a chiedere consiglio a lui. L'amico è in palestra, tra l'altro. Te lo giuro, è andata proprio così. Chissà a cosa si riferisce. C'è uno che fa robe strane. Ehi, ti prego, fai qualcosa. C'è una tipa chiusa in bagno da un pezzo ormai. Io non ce la faccio più. Che stai facendo? Non aprire, dannazione. Ehi, hai delle medicine con te? È stata una festa devastante. Ecco, il Matsuri forse. In TV stanno facendo vedere l'albero di Final Fantasy 9. Che è assurdo, considerato che Final Fantasy 9 sarebbe uscito 3 anni dopo. e i credits, madonna, i credits di Advent Children.
Vediamo cos'altro c'è. Ok, questi sono montagne, Nibel probabilmente come regione. Questa non ho idea di cosa sia. Wutai, c'è una pagoda. Decisamente Wutai. Anzi, lo guardo di là che voi avete le scanline, quindi lo vedo meglio. Di nuovo l'albero. Sì, è un albero effettivamente. E questi sembrano veramente i credits di Advent Children. Un posto pieno di fiori che si è visto in Advent Children, non si è mai visto in questo, nel gioco. Cioè questo gioco qua, la terra lì proprio non si è mai vista mai. Tra l'altro com'è fatto non si sa. Bentornati, l'abito è pronto. Ormai non è più ubriaco. Vada pure a provarlo. Hai ottenuto la rarità veste di seta. Me lo immagino mentre passa di fianco a lei che gli fa squadrina. Il primo kanji di quella cupola è acqua. Auguri per gli altri. Infatti mi sembrava anche a me fosse Misu, però... Come si indossa questo coso? Aris Bircia. Wow, che diavolo fai? Ancora non va bene. Una parrucca, ecco cosa manca. Già, immaginavo sarebbe servita. Quindi ho parlato con un mio amico. Conoscete la palestra con la scritta uomo, uomo, uomo? Hito, hito, hito. Hito, hito, hito. Sarà così il giapponese. Trovereste un sacco di persone con il suo stesso hobby là dentro. Provate a parlare con loro. Persone che potremmo incontrare anche da un'altra parte. Tra l'altro, che non è bello. Con lo stesso hobby. Iris, che cosa hai raccontato a quel tipo? Che importa? Siamo riusciti ad ottenere il vestito che ci serviva. Questi discorsi davanti a lui, tra l'altro. Che vuoi? Smettila di spingere. Impara le buone maniere. Domandate, avete tenuto una parrucca? No. Otoko, toko, toko. Otoko, anzi. Otoko, toko, toko. Che probabilmente è un verso che viene fatto. Mi riferisco a Kaledor qua che mi risponde sulla chat di Facebook. Ti farò admin, cioè admin, ti farò mod su Twitch, così poi puoi scrivere direttamente. Anzi, forse potrei farlo da qua. No. No, non posso farlo, perderei troppo tempo stasera. Per la prossima volta ti devo ricordarmi, ti faccio mod. Così puoi direttamente intervenire. Ciao Ale, spero sia solo lobby delle parrucche. Già, lobby delle parrucche, sì. Cosplayer, quindi. Allora, otoko, otoko, otoko. Probabilmente è un verso che viene fatto quando si scotta. Comunque il primo kanji è Misu di questa cosa qua, quindi sarà... Quello lì probabilmente, così a giudicare a occhio, o è una turbina, o è un filtro gigantesco, cioè un apparecchio che filtra l'acqua. Boh, lo scopriremo nel remake. Cos'altro c'è scritto sulla palestra? L'Tano TV, sembra essere, c'è un no lì, e poi otoko, 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 appunto. No, è letteralmente uomo, Hito è persona, giusto, giusto. Sì, Otoko è uomo, ma Otoko, 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 detto veloce così, non è che magari sono loro che fanno Otoko, 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 no? Quello era il mio dubbio. Un forno a legna per le pizze, sembra in effetti. Sei tu quello che vuole diventare carino? Carino? Esatto! Ma ci serve una parrucca. Sì, ho saputo, ma dovrei guadagnartela. Allora, come questo me lo immagino che fa tutto
Fratellone dovrà dimostrare di esserne degno prima. Fratello... Ah, Onisan. Onisan, giusto, perché lo chiamano Onisan. Allora, Kaledor, sempre a te mi rivolgo. Anche qui, difficile tradurre, immagino, perché Onisan... Nel linguaggio da ghetto, tra virgolette, insomma, nel linguaggio da strada, nella Yakuza, ad esempio, o nella malavita o limitrofa giapponese, o Nissan viene usato, Nissan viene usato anche per riferirsi al proprio responsabile, al proprio superiore a livello gerarchico nella banda, diciamo così, giusto? Mi sembra di ricordare. Per cui anche in questo caso era probabilmente per questo motivo qua. Difficile, immagino, tradurlo. Impossibile, concettualmente. Boss, forse. Capo. Però non ha la stessa valenza. Ah, è Aniki, giusto. E qua dicevano Aniki o Onisan? Probabilmente dicevano Onisan. Che è strano però rivolgersi così al capo. Questo è il capo loro. E dovrà dimostrare una sfida contro di noi. Proprio così. Ti sfidiamo a chi fa più piegamenti sulle gambe. Dai di squat. Vedrai, ti butteremo fuori da questa palestra. Un attimo, tu saresti un uomo. Cloud. Un cosa? Che semplicemente tutti mi chiamano fratellone. Comunque non ha importanza. Forza, vieni qui. Ti spiegherò le regole. Beh, così, vabbè, questo lo so. Me lo ricordo a memoria. Quadrato, cerchi. Quadrato X, cerchi. Quadrato X, cerchi. Sì. Se riuscirai a fare più piegamenti di lui, in 30 secondi ti darò la parrucca. Non perderò. La parrucca del fratellone sarà mia. Che anche abbaia. Comunque, non mi sembra corretto farti gareggiare direttamente. Perché non fai un po' di pratica? Non ne ho bisogno. Ora si fa sul serio, via. L'ho disintegrato. Lui ha fatto 12 piegamenti e tu 19. Sei davvero in gamba? Beh, sono un uomo di parola. Io, ecco a te. Dice Aniki. Quindi in giapponese lo chiamano Aniki. Onisan è ultra generico. Per dirti il tizio che dice a Cloud: ehi amico, porta Iris dal Don. Fai un vero affare. Quel tizio chiama Cloud Onisan. Ah, madonna che meraviglia ste sfumature. Che non si possono tradurre però. Quindi mi rendo conto della difficoltà. Però in giapponese queste sfumature sono meravigliose, considerato il posto, che è la versione ancora più brutta di... ma neanche... sì, Kabukicho, Golden Guy. Occhio per i buoni alla farmacia. Devi dare la risposta di mezzo. Ah, sì. Non me lo ricordavo. Ok. Grazie per avermelo ricordato. Oh, fratellone, non è giusto. Pam! Pugno in faccia. Dato che bei baffi a manubrio da hipster che ha il tizio. Sta zitto, smettila di piagnucolare solo perché hai perso. Che pugno d'acciaio, fratellone, l'ho sentito fin nelle ossa. Fratellone, cerca di controllarti. Mi raccomando, tienila da conto. Questo? Hai finito? Perché non ti unisci a noi? Guarda. No. Direi che vado. Allowed. Qua ci sono un po' di cose che possiamo fare. Allora, tanto per cominciare, entrare nel negozio d'armi e parlare con il tipo. Guarda nel negozio delle materie. Mi sa che nel negozio delle materie, se qua si possono solo comprare. Che però, schifo, direi che non mi fanno. Vabbè,
buono da mettere. Giustamente. Ah, il carro armato è dentro. Serve qualcosa? Però ti avviso, niente storie su come tengo la roba qui fuori. È dentro il carro armato. O meglio, è in parte dentro e in parte fuori, probabilmente. Che meraviglia sto posto nel remake, sarà qualcosa di incredibile. È proprio bello, 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 bello. Torniamo a mangiare intanto. Mi siedo qua, l'unico posto libero. Le gnocche di metallo per Tifa. Sono nocche, Ale, nocche. Nocche. Prenderemo sashimi, visto che prima dicevate del sashimi. Arriva. Pagamento in anticipo. Sono 70. Ah, mi spieghi il sashimi cosa ci fai sulla griglia? Super cialtrone. Però è sashimi, effettivamente. Non era male. Grazie mille, questo è un buono per la farmacia. Puoi scambiarlo con un oggetto dalla farmacia qui accanto. Quel buono era l'ultimo, quindi questa promozione è terminata. Torni per partecipare alla nostra prossima promozione. Hai ottenuto la rarità. Buona farmacia. Ma i PNG che stanno tutti... Ehi amico, hai un minuto? Devo parlarti da uomo a uomo. Si può fare? Sentiamo. Davvero, grazie. Scusa, potresti allontanarti un momento? Perché? Ice. Uffa. Scusa, allora il punto è questo. Hai visto il distributore automatico nella locanda? Beh, muoio dalla voglia di sapere che prodotti vende. Ma da quanto ho sentito in giro, non è il caso di chiederlo ad una ragazza. Mi capisci? Perché non vado io? Ecco, a dirla tutta, ho litigato col proprietario, quindi quindi sarebbe imbarazzante tornarci. Avanti, lo faresti tu per me? Va bene. Grande, grazie mille. Conto su di te. Avete finito? Missione locanda. È troppo presto per zanzare, tornate più tardi. Eccola qua, il negozio di medicine. C'era un pillolone alla Akira sullo zerbino. Ah, se ti serve qualcosa chiedi pure. Oh, hai un buono? Allora scegli un omaggio tra questi. Disinfettante, deodorante, digestivo. Direi digestivo. Ecco a te, hai ottenuto la rarità digestivo. Perché il digestivo serve a una nostra conoscenza. Cioè, conoscenza, insomma. Si fa per dire. Quindi torniamo al bar. Quello sta ancora là, secondo me se l'è fatta addosso. Che diavolo vuoi? Potrei darle quell'oggetto che ho ricevuto in farmacia. Tieni, prova con questo. Vi immaginate se gli dà un deodorante? Sul serio, grazie mille, davvero. Oh, ora va meglio. Tieni, e grazie ancora. Hai ottenuto la rarità. Colonia sexy. Sexy. Basta, quello è corso in bagno. Desidero ordinare, vado al bancone gentilmente. Però non mi stai calcolando, quindi vedi che sei stronzo. Altra sfumatura che ho trovato molto curiosa. Sid chiama Tifa Nechan, quasi mai per nome. Iris la chiama una volta Fioraia Nechan. Per differenziare le due, no? Perché per Sid sono entrambe ragazzine, bambine, quindi le chiama sorellina. A tutte e due, però una è la Fioraia, sorellina. Giustamente, almeno le differenzia. Carina come sfumatura anche quella, effettivamente. Sono sfumature belle che fanno parte della lingua giapponese e della... dei modi di dire giapponese, del modo di rivolgersi, del modo di comunicare, che sono intraducibili, sono veramente intraducibili, a meno che uno non voglia fare un adattamento del cazzo come quelli di cui si è parlato qualche tempo fa in rete,
che sono traduzioni letterali di gente che non si rende conto che un adattamento necessita purtroppo di sacrifici. La lingua giapponese, come moltissime lingue, probabilmente tutte, ha le sue sfumature che sono magnifiche, ma che funzionano solo nella lingua giapponese, così come l'italiano anche. Ok, questo non è roba per ora. Bip bip bop. Qua si prende un'ultima weapon. Molto molto più in là. Sì, lo facciamo un salto da voi. Una stanza costa 10 gil a notte, che è poco. Deve essere questo. Non compro niente. Compro quello da 200, compro quello da 100, compro quello da 50. Compro quello da 200. Ciao Luke, ben svegliato. Una volta ho sbagliato e gli ho dato il deodorante, davvero. Vabbè, tutti abbiamo sbagliato lì, eh. Grazie mille, tornate a trovarci. Guardiamoci un po' questo motel. Qua c'è un bel cuscino. Qua c'è un bello sgabuzzino. Qua c'è un distributore. Qua una camera con due letti e un'altra camera con tre letti, tipico degli RPG. Manco un matrimoniale, manca un cacci. Ma che low hotel è? O meglio, che hotel a due passi dall'Honeybee in... Però in effetti all'Honeybee ci sono le camere. Cioè, non ci sono nel gioco finale, ma è tutta una parte censurata della quale prima o poi vi parlerò. Ci farò una serata live su queste cose, dove andrò sul mio... su una pagina in rete che io ho aperto, dove ho caricato i filmati di quelle parti lì che sono state censurate perfino nella versione giapponese del gioco. E voi due, perché non fate un salto qui da noi? Ci sono stato. Cazzo, sei scemo. Tieni, prendi questa, ti servirà se vorrai entrare. Hai ottenuto l'eredità tessere di Soju. Allora, ricapitolando. Ok, allora dobbiamo andare al negozio di qua. Sì. Eccomi. Fantastico. Però Cloud è girato verso il muro. Allora, che c'era lì dentro? Tiè. Sarà un vibratore come minimo. Una bevanda stimolante. Quel bastardo ha tra le mani un vero affare, ma ora gli faccio vedere io. Grazie amico, mi sento più motivato ora. Tieni, prendi questo. Hai ottenuto la rarità Tiara di Diamanti. Io non so se voi lo sapete, però. No, ve lo faccio vedere dopo. Prima la cerco. Madonna mia, dove cavolo sta? Allora, una è qui, l'altra. No, vi faccio vedere l'altra. Con la tiara Cloud, passione principessina. Eh sì, assolutamente Last Fox, assolutamente. L'isoflitto, Luke, sì. Phoenix of Justice, sei iscritto a YouTube, complimenti. Fatelo anche voi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale di YouTube. Come vi ha appena detto giustamente Nightbot, basta che cliccate lì sopra e puff, probabilmente è quello che ha fatto il nostro amico. Allora, adesso abbiamo, vediamo, o gli oggetti chiave, okay. Key item, le rarità. Abbiamo la vesta di seta, la parrucca bionda, la tiara di diamanti, la colonna sexy. Ci manca la lingerie e il trucco, a dirla tutta. Entrambe cose che otterremo alla Honeybee Inn. Scherzatevi tutti dal cazzo.
Ah, è una tessera di socio quella che vedo brillare nella tua mano? Prego, entra pure. Qui dentro c'è qualcosa di vitale per il travestimento. Cloud. LOL. Cloud che fa il piacere. Qua dentro c'è qualcosa di vitale per il travestimento. Ne sono sicuro. Per cui, ciao bella. Quella sarebbe la scusa che usi di solito? Vado. Via. Allora, qua, visuale dall'alto, perché... E qua, vabbè, cambierà tutto nel remake. Perché questa signorina qua, in particolare, se non ricordo male, è in topless. E quindi la visuale è dall'alto, per tagliare la roba. O è in topless, o non so perché è così dall'alto la visuale. Tra l'altro non si riesce neanche a capire cosa sia questo disegno. Comunque, iniziamo a curiosare in giro. Vi va? Alveare del gruppo. Questa sembra libera. Scelgo questa. Do un'occhiata in giro. Sì, diamo un'occhiata. Il nido d'amore. Do un'occhiata in giro. Oh, non riesco proprio a perdere peso. Ah, c'hanno i copricapezzoli, va. Cioè, tipo... qua e basta. Puff. Oh cielo, signore, non può entrare qui. Cliente pervertito. Ah, l'aspetta, per favore. Oddio, un altro di quei clienti. Il classico indelicato, ma basterà ignorarlo. Dal 1970. Sweet. Signore, presto, presto. Alveare dell'amante. Pare che questa sia già occupata. Origlio, do una sbirciata. Diamo una sbirciata. Pazzesco! Alla. Qua c'è un piccolo keizit là sotto. Anziano, ah... E il motivo per il quale c'è un piccolo keizit, secondo me questa scena... solo il gatto noi vedremo. Ma ci sarà che zitta in questa scena, secondo me. Anziano. Ah. Eccola là. Anziana, che succede? Che succede? Non fai altro che sospirare. Ah, è solo che... Non sarà ancora... Non sarà ancora abbastanza. Ah, è giusto, sono napoletani loro. Sì, sì, sì. Capisco che il nostro figlio avrà speso assai per affittare tutto Ghist. Tutto Ghist. Ma chi l'ho letto enorme? Chi la vasca grandiosa? Non ci sono abituato. Songo abituato, ecco. Scusate, il mio napoletano non è fra. Uè, yam, smettila. È impossibile avere di meglio qui nei bassi fondi. Si stanno ammazzando giustamente in chat. Note. Il tizio dell'hotel. Ci sogno persone che pagherebbero. Sogno è siciliano, però. Ci sogno persone che pagherebbero ogni prezzo per aver tutto questo lusso. Ah. Praticamente. Gliela deve aver regalato. Quelli sono i genitori di Riv. Riv viene dalle campagne. E in giapponese hanno l'accento campagnolo. E buon Caledor ha deciso di modificare questo accento mettendogli questo accento napoletano un po' probabilmente delle campagne campane, più che napoletano vero e proprio. Non sono ferrato, vi chiedo scusa. E si vede che Riv deve avergli pagato questa stanza perché non sapeva dove mandarli. Non lo so cosa gli ha saltato in mente a Riv di mandarli lì.
Presto, presto. Ma c'è ancora questa da origliare. Il VR della regina. Pare che questa sia già occupata. Origlio, do una sbirciata. Pazzesco, pazzesco. La fattozza. Attenzione. C'è un uomo che fa su e giù nella vasca qua. Il vento è cessato. Qua c'è un cavaliere, raga. Attenzione, un re. Sarà la maledizione del demone risorto? La nostra amata regina non si sveglia. Eccola la cadone. Qua c'è il manager della scena. L'ora è giunta. Una leggenda che si tramanda dall'alba dei tempi. Psst, psst. Ehi, se non la smettiamo al più presto finiremo nei guai. Abbiamo un appuntamento a pranzo col presidente Shinra. E lui se ne sta qui a fare il re. Vaglielo a dire tu. Sei matto, non posso. Chissà chi è questo qua. Sapete che io non l'ho mai capito. Bah, vabbè. Una leggenda che si tramanda dalla vita. A volte mi sembra incredibile che lui, che sia lui il capo. La nostra meta, la tella promessa. E succede ogni volta che veniamo a Midgar per affari. Pensare che ci ha trascinati fin qui da Gold Saucer per questo. Ah, è Dio! L'uomo dagli occhi blu. Deve essere Dio. Di che diavolo ti lamenti tu? Devi solo occuparti delle luci. A me è toccata questa maledetta armatura. Peserà una tonnellata che porta un'enorme spada sulle spalle. Oppure sono quelli della compagnia teatrale della Gold Saucer. Lo so, ma in fondo non lavora pure questo. Non può condurre. A proposito, hai sentito? Pare che sua moglie abbia scoperto l'hobby del nostro re. Era pure ora. Ah, pare che sia finita. Dio, meno male. Ah, signor direttore, voglio dire, sua maestà. Ah, mi perdoni, mi risparmi l'antica maledizione. Sta fustigando. Signore, presto, presto. Fantasy White Chat. Questa parte mi ha sempre un po' inquietato. Eh sì, questa parte si è un po' inquietantina, in effetti. L'hotel che... Allora... Nota, il tizio del Love Hotel qui ha un messaggio speciale che dice solo se il team è esclusivamente Claw più T o Claw più A. In quel caso dice, ehi voi, venite a provare i letti. Il doppio senso c'è, come? Sì, certo. Quelli della farmacia invece sono tutti prodotti osè. La bevanda stimolante è una specie di Viagra in bottiglia. Ecco perché non voleva che Iris sentisse. Sì, lo immaginavo che fosse quello. Il Love Hotel, ovviamente intendo la locanda, sì. Allora qua, se non ricordo male, devo andare nella... Perché qui io me la ricordo in inglese. Allora, questa è la group. L'altra, Nido dell'Amore. Caledor, qual è quella delle due che aveva le parolacce dentro la versione americana? Ce n'era una che aveva le parolacce, che era quella che ti dava la lingerie di seta, tipo una cosa del genere, perché l'altra ti dà il bikini. Volevo prendere la lingerie, quindi è quella con le parolacce, mi ricordo. Ti leggo in chat subito, se mi scrivi. Nigeri sono abbastanza sicuro se è quella in alto. Due cloud? Sì, esatto. Ok, quindi è quella in alto. Nido d'amore. Bene ragazzi, nido d'amore. Questa sembra libera. Scelgo questa. Scelgo questa stanza senza chiedere cos'è. Perfetto, è sicuro? No. Voglio vedere cosa mi dice lei. Mazza. Scelga pure una stanza, che tipo strano, come tutto il resto. Vai. Dopo mi devo ricordare di tornare nel camerino per farmi truccare.
non si arrabbi, la prego, hai morto il tuo coglionetto. Madonna, sta parte, chissà com'è diversa nel remake. Perché è diversa, di sicuro. Dopo di lei. Anzi. Ma voi ci pensate che è la prima volta che si sente sta track qua? È una cosa assurda. Ok, Cloud vede se stesso piegato giù. Intanto c'è un letto. E una vasca molto grande dove fare il bagno. Cioè qua dove lavarsi e qua dove fare il bagno. Però è molto grande. Tu che ci fai tu qui? Sto male. È quello che vorrei chiedere a te. Ti sembra il momento di perdere tempo in questo modo? Credi davvero di poter risolvere tutti i tuoi problemi semplicemente pensandoci su? Oh no, signore! Aiuto, presto, qualcuno mi aiuti! L'avrai capito ormai, che non cambierà mai niente se continui ad osservare gli eventi tenendoti a distanza. Di cosa stai parlando? Ehi, sei mosso! Cosa? Svegliati! Squish, 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 squish. Tump, tud, tud, tump, tud, tud. Ponk, poink, squish, col cuoricino. Oh, oh. I PV e i PM sono stati ripristinati. Svegliati, svegliati! Non vogliamo sapere. Omone e con che baffoni. Uff, mucchi! Che sollievo! Giovanotto, sei svenuto! No, no, no. No, no, no. Non va bene essere così tesi. Dicono che la giovinezza sia lunga, ma in realtà dura pochissimo. Beh, stammi bene. Devo andare ora? Bye bye. Adesso la bocca aperta, fissa della tizia, ci sta tutta, direi. Sono desolata, ma non ci pensi troppo, abbiamo tutti i nostri problemi. Questa è per il disturbo, la tenga da conto. Hai ottenuto la rarità lingerie. Una sottoveste per me. E che diavolo dovrei farci? Saltellano come apette. Una apette operaia, che carina. Bene, andiamo a toccarci. Allora, ve lo dico per informazione, chi non lo sapesse. L'altra stanza è molto più divertente. Quella dove avviene una sorta di orgia omosessuale con questi palestratori assurdi. È una roba veramente nonsense e super divertente. Con Cloud che si ritrova pressato, perché si buttano tutti dentro la vasca per un massaggio. Cloud che si ritrova pressato con questi omoni giganteschi di fango, gli fanno: dai, rilassati, dai, su, rilassati, su, sei tutto teso, gli massaggiano le spalle. È super divertente. Però questa, a parte che dalla lingerie, che sono punti in più nel nostro completino sexy. Ma poi c'è quella sottospecie di quell'aspetto di lore di Cloud che parla con se stesso, che poi non è se stesso, in realtà è un'altra persona, però che è molto interessante. Per cui volevo, per entrambi i motivi, fare quella stanza lì. No, non riesco proprio a perdere peso, sempre lei. Se non può entrare qui. Ah! Devo travestirmi da donna, dovrò prepararmi come si deve. Potrei farmi truccare qui. Mi faccio truccare, neanche per sogno. Mi faccio truccare. Ho bisogno di un favore, non è che potresti truccare anche a me? Così sta facendo. Questo è Nene quando mi trucca, quando faccio cosplay. Sul divano che dorme secca proprio, deve essere molto stanca, si vede. Si è mossa,
Fa come i gatti, si stiracchia e poi fa. Molto bene, molto bene, molto bene. Dagli sberlotti in faccia. Entriamo. Tra l'altro non succede niente per adesso. Qua posso sempre sbirciare le camere. Sì. Anche qui se origlia non si sente nulla. Che paura. Oh signore, stiamo per chiudere. Faccia attenzione a non dimenticare i suoi effetti personali. È un peccato che il trucco non si veda. Anch'io volevo un fiore, ma divento sempre nervoso quando mi trovo di fronte a una bella ragazza. Ehi, Cloud. Ho comprato un bellissimo fiore da Iris. 500 ghille. Un po' caro magari, ma almeno ora so il suo nome. Ne valsa la pena. 500 ghille, Iris, dammi i soldi. Iris, grazie per questo fiore. Solo un ghil. Lo custodirò gelosamente. Lo farò passare e lo terrò come un portafortuna. Devo controllare se in episodio Denzel, nel baracchino di Johnny, forse c'è il fiore pressato. Potrebbe esserci, magari appeso dietro sulla... Cazzo, devo guardarla sta cosa. Sarebbe un particolare veramente molto bello. Ho chiesto a Iris di uscire insieme, neanche se avessi un milione di ghil, mi ha risposto. E un fiore l'ho pagato 300 ghil. È piuttosto brava negli affari, devo riconoscerlo. Quindi Iris ha fatto 801 ghil. 802 considerato il ghil che gli ho dato anche io. Ok, abbiamo tutto, signori. Sì. Sì, abbiamo tutto. Veste di seta, parrucca bionda, tiara di diamanti, colonia sexy e lingerie. Direi che è giunto il momento di andare da Don Corneo. Anche se... non ha niente da vendermi tu. Bastardo. Vediamo qua. Allora, vediamo cosa vende lui. Pozioni ne ho 10. Ci sta, code di finisher 3, antidoto 2. Questo è il mutismo, che non me lo casta. Mi sembra il boss che viene. Questo cura la cecità. Stimolante. Stato sfurore. Il berserk. Tranquillante, gran pozione. No, è tutta roba che non mi serve attualmente. Quindi posso tranquillamente bypassare. Ho gli HP e gli MP pieni con tutti e due. Sì, perfetto. Quindi direi di salvare e di procedere. Nella magione di Don Corneo. Allora, lingerie, sono abbastanza sicuro che sia quello in alto. Ah, ok, questo l'avevo già letto, scusami. Con un milione manco per il cazzo che esco con te. Porta 2 milioni, esatto. 5.000 ghille ci sto anche rimettendo. Iris scappa del banco dei pugni. Madonna, sarebbe una roba fantastica da fare. Fossi una ragazza farei veramente il cosplay di Iris, banco dei pugni. Un po' come la Iuna Coatta di Gloria. Ah no, devo andarmi a cambiare, dove cazzo sto andando? Per chi non sapesse chi è Aki, che la vedete nominata dal Nightbot, Aki è quella che vedete anche qua sotto di me, che
sonnecchia sulla PlayStation 1, ma è anche lei che vi ricorda di iscrivervi a tutti i miei social. Ora è tutto, vai a vedere come ti sta. Sono la figa spaziale adesso. Stai andando a chiamarti? Sono pronto. E è anche quella che stanno usando Aleino e Ale in chat, e anche Last Fox. Wow, questo potrebbe diventare un nuovo business per noi. Vabbè, sono le treccine dritte, mi fanno morire. Io quando ho fatto questo che vi sto per far vedere, non so se si vede bene, comunque ve lo andate sul mio profilo Instagram GamerDex83, andate un po' a ritroso e troverete la foto del mio cosplay di Cloud versione da donna. Mi sono divertito tutto il giorno con le trecce, ero lì. Sì, dobbiamo decisamente provare. Ci avete mostrato qualcosa di nuovo, riaccendendo la passione di mio padre per il lavoro. Considerate il vestito un omaggio per ringraziarvi di quello che avete fatto. Cammina con grazia, Miss Cloud. Che significa con grazia? Che carina sei, Miss Cloud. Oh, è adorabile. Non avete uno che starebbe bene anche a me? Che ne pensa di questo? Ma no, questo è meglio. Papà, ma che stai dicendo? Cosa? Questo è decisamente meglio. Ok, credo che prenderò questo qui. Vado a cambiarmi. Non sbirciate. A lei parla, non sbirciate. Intanto si è svegliata la coniglietta qua dietro. Lei dice non sbirciate, che prima quando Claudio si cambiava, boom, con la testa dentro il camminino. Allora come sto? Allora, qua il è, la reazione del di padre e figlio, secondo me sono rimasti perché, vedremo nel remake se ho ragione, perché entrambi stavano proponendo vestiti probabilmente completamente diversi tra loro, ma sicuramente molto più casti, se vogliamo, mentre Iris si mette un vestito che ha una discreta scollatura. Molto appariscente come vestito. Tra l'altro si è fatta anche una bella permanente nel frattempo. Si è sciolta i capelli come sua madre. Cioè le trecce, la treccia. Oh, non sei divertente. Molto bene. A me ste treccine dritte alla pippi calze lunghe mi fanno... Ma poi che quando sta... Abbraccia con... Sta mani conserte quando sta immobile. Col fiocchettone rosso dietro. Vediamo cosa dice la gente. Non dicono nulla, questo è un peccato, non reagiscono. Non reagiscono tanto. Vediamo, andiamo dal... Ehi bellezza, lo vuoi un buon lavoro? Fai un salto a casa di donna, farai una fortuna, credimi. A sto giro ha parlato direttamente a me. Ehi ragazze, se avete bisogno di riposare potete fermarvi da noi. Ok, le linee di dialogo di un po' di gente che cambiano. Andiamo all'Honey Bean. Yuuu, principessa! Non me lo ricordavo per niente. Cosa stai facendo, Johnny? Io sono Johnny, piacere. Vedi, per lavoro io ho sempre a che fare con belle ragazze. E la sai una cosa? Sei la più bella che abbia mai visto. Dico davvero. Ah beh. Ah beh, ragazzi. Ah beh. Che strano. Quei capelli a punta. Mi sembra di averli già visti. Guarda, il più rincoglionito di tutti forse è quello più... No, voglio parlare con... Oh, giovani ragazze dalla pelle morbida. Non c'è niente di meglio. Sei piuttosto muscolosa tu. Fai palestra? Che schifo.
Perché io me lo immagino nel remake, tutta sta roba sarà esilarante, sarà meraviglioso. Sarà probabilmente la parte più bella di tutto il remake. Andiamo in palestra a sentire cosa dicono. Wow, niente male. Tutto qui? Vediamo gli altri. Ehi! Perché questo neanche si gira? Ok, 1, 2, 3. Nei piegamenti il ritmo è tutto. Fratellone, mi sto impegnando duramente. Come vado? Fai schifo. Da chi altro potremmo andare a vedere se reagiscono in modo strano? All'interno dei locali? Sì, dentro la farmacia, per esempio. No, questo si spaventa sempre. Allora proviamo ad andare nel negozio che ci commissiona. Anche questo. Buongiorno, desiderate pensare, signorina? Sì, voglio mangiare. No, niente, non gli rispondo. Spiacente, tutto esaurito, non ho niente. Niente, questo è. Rimane lì. Direi basta. Sì. Qua ci sono gli allupati. Sì, direi basta. Sì, perché nel negozio non ho. Sei strano. Sei strano. C'è il bar. Andiamo al bar. È l'ultimo posto che mi manca. Vabbè, il negozio d'armi non ci provo neanche. Tanto lo so che è. Te lo giuro, è andata proprio così. Questi hanno le stesse linee di dialogo. Ops! Madonna, è lunga la pipì di questo tipo. Ok, direi di andare dal Don e chiudere una volta per tutte questa faccenda. Allora, di qua c'è il muro. Averle, boh, non lo so, non ho mai capito cosa ci fosse scritto. Averse. Niente male davvero la tua amica. Entrate, entrate. Due bellezze in arrivo. O è bu? Pu o bu? Quella è fu col tondino, è pu, pu, puzzu. No, perché c'è. È una u quella. Vado ad annunciarvi al Don. Aspettate qui, d'accordo? Non andate a curiosare in giro. Ah, ecco perché non vedo più. Miss Cloud è perfetta come traduzione, comunque. Cloud Chan è perfetta, Miss Cloud. Cloud Chan è terribile. È la nostra occasione, andiamo a cercare Tifa. Allora, Tifa è di qua. Nel dungeon, letteralmente, ragazzi, guardatevi in giro. Cloud vede Tifa, si spaventa e si nasconde, si mette lì così, con le manine. Tifa, piacere di conoscerti, io mi chiamo Iris. Cloud mi ha parlato molto di te. E tu saresti. Ah, mi sembra di averti vista al parco con Cloud. Esatto, con Cloud. Non preoccuparti, ci conosciamo appena, non c'è niente tra noi. Non devo preoccuparmi. Non devo preoccuparmi di cosa? Ah, no, no, hai frainteso. Claude e io siamo solo amici d'infanzia, nient'altro. Iris ride, la stronza. Povero Claude, deve essere davvero triste per lui stare qui a sentirci parlare così. Vero, Claude? Claude. Vestitino di Tifa. Niente male, davvero, eh. Questo sporgersi in avanti così. Mamma mia. Soprassalto. Cloud.
Perché sei vestito in quel modo? E che ci fai tu qui? Famosa frase. Ce l'ho stampata io sta frase qua. Cos'è successo dopo che sei precipitato? Non sei ferito, vero? Magari ha battuto la testa. Calmati, dammi il tempo di rispondere. Sono vestito così perché, beh, era l'unico modo per entrare qui dentro. E non preoccuparti, sto bene. Iris mi ha aiutato. Capisco, Iris. Tifa, che sta succedendo? Cosa ci fai in un posto del genere? Mi tapperò le orecchie. Te sei Don Corneo. Eh sì. Ah, te sei Don Corneo. Sì, Zero. Oh, ciao Zero. Ti sei fermato solo ora. Povero ragazzo. Sono felice di vedere che stai bene. Grazie. Ora cos'è successo? Sei arrivato proprio nel momento che dovrebbe anche farti ricordare me vestito da Cloud, così, a Lucca. Mentre tornavamo dal reattore 5 abbiamo notato uno strano tizio che passava di lì. Barrett lo ha preso ed è riuscito a cavargli qualche informazione. Ed è stato in quel momento che è saltato fuori il nome del Don. Esatto, Don Corneo. Barrett disse che Corneo era un pesce piccolo e che potevamo anche ignorarlo. Ma io non riuscivo a smettere di pensarci. Ho capito. In pratica volevi sentire la storia direttamente dalla bocca di Corneo. Sono arrivata fino a qui, ma ora mi sono cacciata nei guai. Il fatto è che Corneo è in cerca di una moglie. Ogni giorno prende 3 ragazze, ne sceglie una e poi, beh... Comunque, se non vengo scelta stasera, la storia finisce qui. Scusate, ma vi ho sentiti lo stesso. Ci siamo noi qui, quindi non c'è più problema, giusto? Immagino di sì, ma... Voglio dire, con noi due e Tifa facciamo 3. Scordatelo, Iris, non ti coinvolgerò in questa storia. Oh, quindi va tutto bene se Tifa mettersi in pericolo? No, Tifa non... Sei sicura? Sono cresciuta nei bassi fondi, sono abituata al pericolo. Minchia, oh, tag life, Iris, yo. Anche Aki approva. Tu che mi dici invece? Credi di poterti fidare di me? Sì, grazie Iris, sono in debito con te. Non preoccuparti, e non c'è bisogno di essere così formali. Ehi! E ora ragazze, fate presto, il signor Corneo è un uomo impaziente. E gliel'ho anche detto di non andare in giro. Ah, le ragazze. Ma la posa di Tifa? Sbrigatevi, forza. Temo che sia inutile chiederlo, ma la terza ragazza sono io, vero? Esatto, era inutile chiederlo. Intanto prendiamoci questo etere almeno. Io vorrei farvi notare che qua c'è... Io non voglio sapere cosa sia questa cosa qua che c'è sul tavolo. So solo che c'è un manico, una... Nelsa e qualcosa. Non voglio sapere cosa sia. Poi proseguiamo. Robe strane con delle punte. Qui sul tavolo c'è una frusta, una pinza di quelle che si usano per i tizzoni, però cioè proprio una roba che sembra una sorta di ampolla, una mazza chiodata e un frustino di quelli corti forse. Poi c'è un martello, delle altre pinze di lato lì, ovviamente una candela perché non ci facciamo mancare niente, quella che sembra una sedia da tortura con il classico laccetto che ti tiene la testa, vari tipi di spade o lance, altre spade, scimitarre al muro, una piramide, credo che si chiami così, sì, con la testa di cavallo però comunque una piramide, dei tizzoni ardenti da tutti gli effetti e un tavolo con delle borchie, la sagoma, una sagoma umana e vari legacci per tenere immobilizzati. Che cazzo di... Ah, è una gogna qua in alto, non so se la vedete, c'è anche una gogna appesa. Ma che cazzo di dungeon è? Cioè, va bene le perversioni sessuali medievali, ma qua stiamo esagerando.
Cioè, me la sono sempre chiesta sta cosa, ma che cazzo? Sul serio, ragazzi. E badate bene, verremo scelti noi perché abbiamo fatto il top. Però, a seconda di chi viene scelto, a seconda di quello che prendiamo, possiamo finire o qua dentro o nell'altra stanza. Di solito nell'altra stanza. No, anzi, finiamo nell'altra stanza con un gruppo di persone. Alla fine ci saltano addosso, noi riveliamo di essere un maschio e combattiamo con tutti e poi corriamo a prendere, perché mi sembra che venga scelta Tifa se non viene scelto Cloud, corriamo a prendere Iris che si trova qua, la povera piccola Iris in balia del torturatore di turno. Ma veramente sono strumenti di tortura pazzeschi, cioè sì, ma allora Iris in realtà è a livello 50, non tiene nulla. Esatto. Bacio, bacio, bacio. Ah, ok, stavi baciando sì. Non è una mazza. Spero non censurino nulla. Speriamo, ma ho paura di sì. Cioè, sì, ma un altro tipo di mazza. Esatto. Il Don vi aspetta nel suo ufficio. I draghi si intrecciano. I draghi, come abbiamo visto, in Rick e Morty, sono dei pervertiti schifosi. Lì c'è il tizio dell'A-Team. Coach, avanti ragazzi, mettetevi in riga di fronte al Don. Ma Coach è come Coach Media? Quindi Coach. Oi, oi, splendide. Col sigaro in bocca, che schifo. Vediamo quale scegliere. Oi, oi, oi. Oh, oi. Questa bella fanciulla? O forse quest'altra? Oi! Ho deciso. Stasera mi terrà compagnia. Questa fanciulla nerboruta. Facciamo le mod. Zero, non leggerò per ovvi motivi quello che è scritto. Un attimo, cioè, aspetti, la prego. Immaginatevi Cloud che fa la voce femminile. Nel remake lo sentiremo. Segnato nel doc. Ah, scusami, ma non ho fatto in tempo a leggerlo. Coach e Soch. Mantenuto i nomi originali, in Jap sono Cocci e Socci. Ah, Cocci e Socci, ok. Qui e lì. Pronunciato Cocci e Socci, esatto. È solo un gioco di parole perché significano qui e lì, esatto. Adoro le pollastrelle che fanno le difficili. Così pure innocenti. Che pollastrelle. Ore no munekama. Come dice nel trailer del remake. Potete avere le altre due. Sì signore, grazie signore. Andiamo, mia adorata? Vi giuro, mi è venuto davvero il brivido. Tifa che gli fa. Vai sereno, Cloud. Così proprio con l'accento milanese. Vai sereno, Cloud. Oh, oi, finalmente soli. Avanti, micetta, vieni qui da paparino. Che schifo. Madonna, che schifo. Allora, sono curioso dei kanji qua sotto, anche se potrebbero essere in cinese, effettivamente. Quindi, boh, chiedo a te, Caledor, se sai dirmi i kanji qua sotto. Quelli sul tappetino qua, proprio. Quello lì mi sembra che sia potenza, una cosa del genere. E anche quelli della lampada, effettivamente, mi incuriosiscono. A occhio, il secondo è morte. Ok, il secondo è morte. Dio della morte del campo di battaglia. No, quello è un altro personaggio della saga di Final Fantasy VII. Sì, c'è un personaggio che si chiama così. Roba di Before Crisis. Personaggi che dicono, ma tu sei più cose casuali. Sei un cretino, Zero. Tu dove arrivi in chat e spari cavolate? Una cosa in qualsiasi contesto diverso. Intanto io vado avanti.
voglio andarmene. No, no, no. Non essere timida, va tutto bene. Siamo solo isoletti ora. Scusatemi. Oh, sei così carina che non mi stancherei mai di guardarti. E tu che mi dici? Io ti piaccio? Cosa gli diciamo? Intanto che scegliete, vado a prendermi qualcosa da bere. Dani no, non c'è. Ale culo dice. Uno. La uno, quindi? Gli diciamo certo. Digli nene culo, risponde Ale, giustamente. Ohoi, certo che tu sei proprio come rendere un uomo felice. Allora cosa vuoi fare? Quello che vuoi tu, baby. Oh Cristo. Ovviamente gli rispondiamo così. Ovviamente gli rispondiamo così. Infatti uno vedi subito come sono attivi su ste cazzate. Siete un branco di scemi e vi voglio bene per questo. Sì, Cloud dice queste cose. Oi 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 oi, non resisto più. Allora che schifo, sembra una piattola. Sì, anche per sogno, ma che schifo, ma ti pare? Dammi un bacio. Va bene, dammi per sogno. Qua la 2, qua sono esplosi. La 2, che schifo, la 2, la 2. No, ti devi capire che io log e trovo questo. Sì. Per le cazzate sempre al top. La 1, ma mi giro. No. No, la 1 vogliono la 1. Limonalo duro. Dex. Futamo, ma cazzo c'è? Qua non è neanche fut. Limonalo duro per 4 ore di gioco, dice Zero. Ale continua a insistere la 2. Giustamente. No, la 2, la 2. Che schifo la 2. Allora, Ale e Dario dicono la 2. Quindi solo per voi due. Dirò va bene. Attenzione, eh. Attenzione, eccolo. Sta per darglielo. Ci ripensa. Sta per darglielo. Aspettate un attimo. È bello dire certo per questa cosa qua. Oi. Cosa? Chi va là? Cloud. Non dirmi che ero serio poco fa. Cloud si ripiglia. Salta lì. Via il travestimento. Un uomo? Che sta succedendo? Le domande le facciamo noi qua. Qua arriva la parte veramente carina. A occhio, secondo me l'altro non è manco meglio. Quello dove dice che ama Barrett. Esatto. Esatto, c'è una scena dove gli possiamo dire no, non ti do un bacio perché amo Barrett. Cosa stanno cercando in giro i tuoi lacchè? Parla, se non parli te lo taglio, dice Cloud. Perché Cloud ha la spada. No, ferma, ti parlerò, vi dirò tutto. Bravo, continua. Dovevo trovare il covo di un tizio con una mitragliatrice al posto del braccio. Un lavoro su commissione. Potevi dirgli di Dine, per esempio.
Richiesto da chi, ovviamente, a Mirka, però. Oi, se ve lo dico mi uccideranno. Parla, se non parli... te lo strappo. Iris, ma come te lo strappo? Iris! Iris, per l'amor del cielo, te lo strappo. Come ti è venuto? Iris! Ma amorsi, giustamente. Iris livello 100. Iris a livello... arroganza più 50. Sì, sì, ma lei tag life proprio. Oi, è stato Heidegger della Shinra. Heidegger, che prende il nome, è assurda sta cosa, da un noto filosofo umanista, cioè roba importante. Heidegger, il capo della sicurezza. Invece Heidegger è un figlio di Troia in sto gioco. Il capo della sicurezza. La Shinra. Qual è il loro scopo? Parla, se non parli. Guarda, te lo schiaccio, se non ricordo. Te lo frantumo, grande Tifa. Mega dub di Tifa, te lo frantumo. Ti frantumo il cazzo, è una minaccia tremenda. Oi, fai sul serio, non è vero? Oh cielo, non sto scherzando, credimi. La Shinra intende schiacciare un piccolo gruppo di ribelli chiamato Avalanche o qualcosa del genere, insieme al loro covo. E quando dico schiacciare, intendo letteralmente. Vogliono distruggere il pilastro che sostiene la piattaforma. Distruggeranno il pilastro. Sapete cosa succederà, no? La piattaforma farà prima un bel fischio e poi sparirà tutto con un gran bam. Ho sentito dire che la loro base si trova nei bassi fondi del settore 7. Meno male che non è qui nel settore 6. Intendono spazzare via i bassi fondi del settore 7. Cloud, io vado al settore 7, tu vieni con me? Puoi scommetterci, Tifa. Rendiamoci conto della follia del distruggere una parte della tua città, quella del pilastro, cioè quella sulla piattaforma, che vabbè, la evacuano più o meno. Distruggono tutta quella parte lì e in più annientano tutti i bassi fondi del settore 7, quindi un botto di vittime civili, ma un botto proprio. Quando uno studia filosofia finisce a fare la guardia giurata al Conad. Ma non ai tempi di Heidegger. Ai tempi non si studiava filosofia. Filosofi lo si era, lo si diventava. Letterati, filosofi. Bombo combo, spada papà. Attacco caricato. Scemi. Pronto al momento Kronk. Esatto, adesso c'è il momento Kronk. Aspettate un secondo. Sta zitto. Non preoccupatevi, non ci vorrà molto. Secondo voi perché uno come me vi ha spifferato tutto? Perché hai paura di morire? Perché sei sicuro di vincere? O perché sei fuori di testa? A voi ragazzi. Tanto non cambia nulla. No, Ale, milioni di morti magari no, però centinaia sì, migliaia forse addirittura. Considerato quanto è grande adesso nel remake Mitter. La 3 che è Mac buongiorno muto. Va bene, la 3. Perché sei fuori di testa. Oi, fuochino, ma non ci siamo. Quella scenetta alla Willy il Coyote. Oh! Eccolo quel panzone di merda di Heidegger. È una palla. È una palla con dei piedi da papera. E c'è anche Riv. Come procedono i preparativi? Yeah! Ah, ah,
che è così ferito sto stronzo. Va tutto liscio come l'olio. Ho assegnato l'incarico ai Turk. Che io continuo a dire Turks anche nelle mie deplore, quando mi riferisco a loro al plurale. Ho scelto nel deplore di chiamarli Turks per differenziarli, per abitudine generale sia mia sia del pubblico spesso che mi segue. Però è corretto che sia Turk sia al singolare che al plurale, ovviamente, perché il nome è un nome proprio di un gruppo, si chiamano Turk, da turchi, perché sono spietati come in antichità lo erano i turchi. Si chiamano Turk, per fortuna non turchi, grazie Kaledor, come era nella traduzione iniziale di Sermes. Però è giusto che sia al singolare che al plurale, in lingua italiana i nomi non prendono la S, quindi è Turk anche al plurale in questo caso. Per cui in realtà l'errore lo commetto io nei diplomi, però ho scelto di fregarmene per una questione proprio di coerenza mia. Signor Presidente, è davvero deciso a farlo? Solo per spazzar via un gruppo composto da pochissime persone? Cosa c'è ora, Riv? Qualcosa da obiettare? No, ma come capo del reparto urbanistica sono responsabile dello sviluppo dell'operatività di Midgar. Per questo io... Riv, i tuoi problemi personali scaricali nel bagno di casa tua la mattina, prima di venire al lavoro. Anche il sindaco si è opposto. Domino, ricordiamo. Questo Domino che sarebbe il sindaco di Nicchia, che non conta niente, appunto. Sindaco? Quel buffone non fa altro che starsene nella sua stanza a ingozzarsi tutto il giorno. E tu lo chiameresti sindaco, quello? Oh, Heidegger, io non parlerei proprio male della gente che si ingozza dalla mattina alla sera, a giudicare dal tuo physique du rôle. Che nel remake però è un po' più... generale russo proprio, cioè è grosso, però sì, è veramente un cazzo di pezzo grosso del KGB, anzi dell'esercito proprio russo. Ora, vogliate scusarmi, il saluto militare lui proprio, perché è con il presidente Shinra sin dagli inizi dell'azienda, quando era ancora un'azienda mineraria, mi sembra, inizialmente. No, era un'azienda che faceva armi, quindi un'azienda militare, un esercito, per cui una milizia. Mi sembri stanco, Riv. Prenditi qualche giorno di ferie. Se ne va col suo O fisso, che è un problema della versione di PC. Distruggeremo il settore 7. Avalanche verrà incolpata dell'accaduto e delle operazioni di soccorso sono per la scena. È perfetto. Ciao Josh Mars, benvenuto. Benvenuto. Mi soffermerei su questa frase. Distruggeremo il settore 7. Quindi loro distruggono tutto il settore 7. Upper plate, quindi piattaforma, e bassi fondi. La Avalanche verrà incolpata dell'accaduto, perché del resto sono loro a gestire i media e quindi l'informazione. E delle operazioni di soccorso, quindi gli aiuti, se ne occuperà la scena. Tutto perfetto. Vi ricorda nessuno questo modo di fare? Questo modo di agire. Uno che ha il suo stesso aspetto, tra l'altro. Ci ho fatto un video diversi anni fa, in tempi non sospetti. Ci ho fatto un video su questa cosa qua. Andatevelo a cercare sul canale. Scrivete Presidente Shinra nella search del mio canale, GamerDex83 su YouTube. Vi ricorda niente? Creare il problema e la risoluzione in modo tale da apparirne al top. Niente, siamo stati lanciati nelle fionde, il World Market finisce qua, ma andiamo avanti fino al save. Stai bene? Sì. Stai bene? Pua, che schifo. Beh, il peggio è passato. Basta, sono fuori tempo perché è troppo veloce. Tsunami fognoso! Oh, non c'è niente di meglio di un bello tsunami di merda. Le linee vanno ovunque.
un altro bello tsunami di merda. Vento curativo. Direi che non ce n'è bisogno per ora. Continuerei a buttare focuerello su questo sponsello. Purtroppo ti fanno male materia, che in realtà è materia. Equipaggiato. E vai! Attacco di Mopeto! Che era una scazzata nelle palle, cadavere. Questa fight è nel remake che l'abbiamo vista per intero. O quasi. Con l'evocazione di Ifritz. Dai, ma c'è sto tsunami di merda. Ma quanti me devi fare di sti tsunami di merda? C'è solo sta mossa. Vento curativo. Dai, è Turks Takasu. Il nome Turk è stato ufficializzato da League of Cerberus e Crisis Core italiano, certo, quindi ho dovuto usare quello. Sì, perché tu, Kaledor, usa dove presenti nelle versioni ufficiali, anche se non sono il massimo, abbiamo chiacchierato di questa cosa l'altro giorno, anche se non sono il massimo in traduzione, perché in Square Enix Europe le fanno un po' col culo a mio avviso, però se ci sono delle fonti ufficiali, allora in automatico usa quelle. Ha usato quelle per questa traduzione. In ogni caso, qualsiasi sia la scelta in ita, non può variare al plurale, singolare. Sarebbe come dire soldiers, infatti, come dicevo appunto io. Scusate, ho messo pausina perché volevo leggere. Si è fatto male anche da solo, coglione. Ciao fesso. Il settore 7 in italiano è più settoso, dice giustamente Zero. E in effetti settore 7, però anche in inglese sector. Ah no, però 7 in inglese no, 7. Beh no, si sì, no, è vero, è più settoso in italiano. Non arrenderti, non deve essere facile distruggere una torre, no? Sì, hai ragione, possiamo ancora farcela. Salute. Hai ottenuto una pozione. Cioè, salute, oddio, salute si dice quando si stanno pulci. Però mo la materia la potrei anche mettere, eh. Pugni faccia! Io avrei messo la scritta pugni in faccia. Ne fanno di danni, però. Che brutto sto bastone di Iris, madonna. Fa proprio schifo. Allora, tra l'altro, devo equipaggiare anche Tifa con la nuova arma sua. Ecco, le nocche di metallo. La banda di ferro, quella è quella, gli rimane. Non ci sono materia da mettere, perfetto. Tanto tra un po' non gli servono più. Si è spenta la luzzina. Scarichetta.
scricata già. Che roba strana. Vabbè, tanto mi vedete bene lo stesso. Sì, direi che mi vedete bene lo stesso. Sempre con un po' di lag. Aspetta che spengo e riaccendo, così non lo fa più. Opla. È carino che vediate anche pulizia sensore. Mi ricordavo diverse le tartarughe ninja. Pulizia contatti. Ma con la K però, eh. Pulizia contatti! Saltiamo giù. Nenene. Moltissimi nomi ufficiali negli anime di Tifa vengono da World of Final Fantasy. Sai che hai fatto molto bene a prenderli da là. Bello World of Final Fantasy. WOF. Poi mi fa morire anche l'abbreviatura di WOF. Però è giusto, nelle fogne ci sono i tartarughe. Questi nemici in The Ghost of Cerberus si fanno un po' più paura. Speravo di arrivare al save e di salvare, però... Cioè, di farmi un tempo. Più che altro. Allora, non vedete giù, qua, nella parte in basso, vi spiego perché, molto brevemente. Allora, praticamente la versione PC di Final Fantasy VII ha dei problemi sull'aspect ratio. Credo che sia un problema della conversione dell'adattamento della questione degli Hz, 50-60 Hz, palla, NTSC, della versione console, a quella che poi è diventata la versione PC, che poi è diventata la versione Steam. Quando siamo nel field mode, quindi negli ambienti, come in questo caso, c'è una orribile banda nera in basso che io vedo ma voi no. Perché non la vedete? Perché io ho strecciato, quindi ho allungato, per farvi ottenere quella che è la piena risoluzione a 4 terzi originale del gioco in versione NTSC, quindi la migliore versione, che è quella americana o giapponese, 60 Hz NTSC. Il formato era 4 terzi pieni, che sono quelli che vedete voi sulla, nella live. Mentre, quindi, per farvi avere i field, essendo uno story playthrough, la cosa più importante per me sono le ambientazioni, quindi che voi abbiate la massima visibilità e la massima risoluzione in queste occasioni qua. Cosa succede però? Quando apriamo il menu o quando siamo in combattimento, la risoluzione automaticamente diventa piena, quindi la barra nera sotto scompare e l'interfaccia di sistema prende tutto lo spazio. Quindi, come vedete qua, avete la parte sotto del box fogne che non si vede, in combattimento avete tutta la riga in fondo che non si vede. Purtroppo non si può fare altrimenti. L'altro giorno ci ho sbattuto la testa non poco per cercare di capire, di venire a capo per vedere se c'era una patch, qualcosa che sistemava. Non c'è modo alcuno per questa versione. Ci sarebbe modo andando ad agire sui file di sistema, però dovrei fare un retrograde che andrebbe a inficiare la patch italiana di Kaledor, che è quello che ci interessa principalmente a noi in questa run. Quindi sticca, è così. Comunque per voi la godibilità massima è nel field e va bene così. Questo, scusate, mi ero scordato l'altra volta di dirlo, però effettivamente è una giusta un giusto appunto che mi sembrava doveroso fare. Aris, non dovresti essere qui.
Guai a te se mi dici ancora di tornare a casa. Anche perché come ci torna adesso? Cioè, oddio, si può, probabilmente. Dunque, passando attraverso i treni con le luci accese, dovremmo farcela ad andare via da qui. Questo, signori miei, è il cimitero dei treni, luogo che sembra avere una storia molto interessante nel remake. E direi che la chiudiamo qua questa sera, un po' prima dell'altra volta, una mezz'oretta prima, ma sono veramente stanco io, sono le notti che non dormo praticamente. E direi che la chiudiamo qua, più che altro perché almeno la prossima volta abbiamo fatto il Wall Market, abbiamo fatto Don Corneo, abbiamo fatto la boss fight nelle fogne, però almeno la prossima volta qua siamo... non ho visto se ho salvato effettivamente oppure no. Magari sai cosa facciamo anche? Non sapere né leggere né scrivere. Bel tent. Tenda. Risalviamo. E ok, allora. Altra cosa, questo lo devo usare, lo devo cancellare il secondo file di sistema. E così la prossima volta abbiamo il pilastro, abbiamo tutto quello che succede poi successivamente, l'arrampicata e buona parte, se non tutta, la torre della Shinra. Molto bene ragazzi, quindi almeno questo è un buon punto per fermarsi, a mio avviso. Esatto, prossima volta, crollo del settore, o forse no, vedremo. Sì. Lo sappiamo tutti come va. Non ti preoccupare, Dex, va benissimo così come hai fatto. Perfetto. Bene, bene ragazzi, io che dire, vi ringrazio per essere stati con me anche stasera. Noi ci vediamo. Allora, aspetta un attimo che faccio due conti. Ok, allora noi ci vediamo non giovedì, cioè ci vediamo giovedì in live, ma non giovedì con Final Fantasy VII, perché giovedì è il 23, giovedì esce Remind ufficialmente. Ricordiamolo, è il DLC di Kingdom Hearts 3. Quindi giovedì sera molto probabilmente porterò Remind in live, per cui Final Fantasy VII è rinviato molto probabilmente. Ciao Kanmuru, benvenuto. È rinviato molto probabilmente a venerdì sera. Comunque sui miei social ve lo dirò, venerdì sera andremo ancora un po' avanti con Final Fantasy VII, appunto, con le live di questo story playthrough. Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo che ieri sera è uscito il video di Deep Lore, il terzo video di Deep Lore di Final Fantasy VII sul mio canale GamerDex83 su YouTube, vi invito ad andarlo a vedere se non lo avete già fatto, e vi invito e vi prego per favore di condividerlo, condividete anche gli annunci delle live che faccio qua su Twitch, perché è il modo migliore che avete per supportarmi e supportare il mio lavoro e per supportare queste live, appunto. Più siamo e meglio è, e più siamo e meglio è anche in generale, anche sul video di Deep Lore e tutto quanto. E boh, direi che è tutto, grazie ancora e vi saluto e un bacio, ciao ragazzi, buonanotte, Gianni.